in assoluto più forte al mondo. Quando entri in campo contro di lui, magari giochi i primi 2-3 game, ma poi indirettamente non ci credi più, non ci pensi neanche di vincere quella partita. E di conseguenza sappiamo quanto sia fondamentale, in primis prima del dritto, del rovescio del servizio, crederci di poter battere l'avversario. Ora contro Nadal questo non accade più, perché sai che puoi batterlo, hai una grande chance, perché per quanto Nadal sia un pochino in declino, è sempre numero 5 del mondo, ma poi è sempre Nadal, di conseguenza immaginati team battere Nadal, cosa può accadere, sia di fiducia ma poi soprattutto in Austria. Sì. Qui è un po' esagerato team, era ottimistica, si è buttato avanti su una palla. Ottimistica, però ti ha fatto vedere il tempo che ha di rovescio. Ah sì, quello fantastico. L'attacco che ha fatto qua su una palla carica in demi-volée. ...15-0. Buona. Ace da sinistra. Classico taglio mancino utilizzato da Nadal, 30-0. Detto questo, per me rimane ancora Nadal favorito nel match, perché a mio avviso un Nadal al 20% in più, cosa non complicata per lui, questa partita la porta a casa. Questo è fantastico, in allungo, era stato preso in contropiede, ma raggiungendo la palla ha fatto partire un dritto lungo linea, fantastico, 30-15. Largo il rovescio di Nadal, da 30-0, 30 pari. Il dritto di Nadal, vincente, 40-30. Servizio a uscire, dritto lungo linea, tiene a 30 Nadal, da 30 pari, due punti consecutivi, 1-0. Servizio team dopo il cambio di campo, interessante vedere come giocherà questo primo turno di battuta del secondo set l'austriaco, se ci sarà un minimo di calo di tensione o meno. No, sai, più che un calo di tensione penso che ci debba essere un aumento del gioco di Nadal. Penso che Thiem riesca comunque sia a continuare a giocare a questo livello per 2-3 set, anche perché pensando bene Alessandro non è, sì, sta facendo un ottimo match, però niente di speciale rispetto, obiettivamente lo conosciamo, è un giocatore che gioca a questi livelli, però quello che sta mancando è l'avversario oggi. Segno con il passante di rovescio in avanzamento Nadal, 0-15. Ed è largo il dritto, 0-30.
alla fine passa. Qua si sono viste tutte le caratteristiche dell'austriaco, grande nei movimenti, ha recuperato una grande palla, poi è riuscito subito, ecco, su questo passante a rimettersi a posto, e poi il passante decisivo molto veloce. Pari da 0-30. Buona risposta di Nadal, difficile colpire in uscita dal servizio in corsa così con il dritto. Palla break. Anche perché da lì o cerchi di giocare vincente lungo linea o non puoi rimettere una palla interlocutoria perché hai tutto il campo aperto. Sarebbe stato troppo facile per Nadal giocare nell'altro lato. Con l'ace annulla la palla break team con il kick da sinistra ed ecco il primo ace del match per Dominic Thiem, ha scelto il momento giusto, vuoi te la segno. Leggermente largo il rovescio di Nadal, questo era un buon colpo, in realtà sarebbe stato probabilmente vincente. Per una volta forse non fortunato lo spagnolo. Vantaggio team. Colpo di team che tiene la battuta dopo aver annullato palla break. Uno pari, secondo set. Penso che Nadal possa portare a casa questa partita, come ho detto in precedenza, però deve un attimino staccare team in questo inizio secondo set. Sarebbe molto rischioso per lui portarselo dietro, cercare di sfruttare più le possibilità, ancora una volta un'altra palla break anche in questo game non giocata al meglio. Ecco, questa è una situazione classica che probabilmente qualche anno fa avrebbe visto un passante perfetto lungo linea a 200 all'ora di Nadal. Sì, e probabilmente magari non ci sarebbe neanche arrivato al passante, nel senso che magari durante lo scambio da fondo campo difficilmente potevamo vedere magari recuperare, cioè stare così in tanta difesa Nadal. Ricordiamoci però che la forza di Nadal in passato era proprio la difesa, riusciva a fare delle cose incredibili in allungo, a cercare a recuperare 7, 8, 9 palle da una parte e dall'altra e cercare sempre comunque sia di recuperare contrattaccando, cosa che ad oggi fa più fatica. Va a controllare il segno team. Palla credo sia buona.
È buona infatti, 15 pari. Ci aspettiamo che Nadal faccia 40 vincenti a 7, ovviamente non sono quelle le sue caratteristiche. Negli anni lui ha cercato comunque di magari accelerare anche lo scambio, perché poi alla fine giocare troppo di fisico, poi il fisico a un certo punto non ce la fa più, sono tante partite, tanti tornei, l'età passa per tutti. Sembra che Thiem abbia, Alessandro, addirittura accelerato un po', probabilmente la vittoria del primo set gli ha dato ancora più carica, lo vediamo giocare anche a braccio un po' più sciolto. 30-15, qui alla fine sbaglia con il rovescio. Sbaglia con il dritto, questo era un colpo non difficile, la risposta di Thiem era non particolarmente lunga e neanche particolarmente carica. Trova il campo con la risposta di rovescio Thiem, buon servizio da parte di Nadal, 40-30. Il rovescio in top di Dominic Thiem, 2-1 Nadal senza break, secondo set. Nessun argentino è arrivato nei quarti di finale, non è un momento straordinario per il tennis argentino, la speranza ovviamente è che Juan Martín del Potro a rientro settimana prossima del Ray Beach, torneo che tra l'altro in Super Tennis trasmetterà, possa ritrovarsi. Difficile davvero, perché poi ogni volta che torna succede però, qualcosa. Però sembra che questa volta sia, diciamo, gli allenamenti siano durati un po' di più. L'ultima volta ricordo che è entrato a giocare, è andato a giocare malgrado avesse dolore al polso, perciò penso sia stata un'ultima prova. La speranza è che Del Potro, non è facile dopo due anni e mezzo rientrare e giocare a livello, ha bisogno di tempo e soprattutto di partite per ritrovare quel feeling speciale che aveva con il campo. Aperto con un buon servizio Thiem questo quarto gioco, 15-0. Che bello, fantastico. Questo è veramente splendido, perché è riuscito a colpire anche un po' in ritardo, ma ha giocato un dritto imprendibile. La risposta di rovescio di Nadal, sguardo al cielo, il rammarico dello spagnolo.
tre opportunità del due pari. La risposta vincente di Nadal, che arriva in situazione di punteggio non compromessa ma quasi, 40-15. Chiude con il rovescio incrociato. È arrivato anche il bravo da parte di Nadal, che avrete forse sentito in sottofondo. Due pari. Sta aumentando i vincenti l'austriaco. Appena si è visto come quel primo set vinto gli ha dato più fiducia. Riesce a giocare un metro più dentro al campo e colpire la palla dall'alto verso il basso. Ovviamente si sposta più col diritto, ma anche con il rovescio riesce a giocare degli ottimi punti. Può prendere anche questa, team. Ottimo punto portato a casa Nadal grazie al dritto, 15-0. Ne ha sbagliati tanti, proprio di questa distanza dalla riga. Non c'è neanche bisogno di giocare da lì, è molto vicino alla riga. Puoi giocare anche un metro dentro al campo, comunque sono errori non procurati, errori abbastanza gravi per giocatori come Nadal. Però che ti fa capire le difficoltà che ha ora con questo colpo, no? Con il diritto. Nastro che ferma il rovescio di Nadal, 15-30. A sostegno di Nadal, suppongo, il pubblico di Buenos Aires in questo momento. Pari. Vamos di Nadal, ancora un segnale anche di grinta. Sì, ma soprattutto un segnale importante, perché tre punti consecutivi a rete non li avevamo mai visti in questo match. Nadal sicuramente più propositivo e più vicino al campo.
Sbaglia la risposta di rovescio. Team tiene a 30 da 15-30 Nadal, 3-2 dello spagnolo. Il passante di Nadal, scende il giudice di serie, ma non mi sembra molto convinto stesso Nadal. Palla dovrebbe essere fuori, dovrebbe essere 15-0. Ci sembra abbastanza larga, non straordinario lavoro di team, comunque porta a casa lo stesso il punto. Lungo il dritto, 15 pari. Un po' pigro Thiem nell'avvicinarsi a questa palla, non si aspettava che magari Nadal giocasse questa palla così corta, aspettato un po' troppo. Fortunato Nadal, 15-30. È andata bene essere il primo passato e poi il secondo che è uscita una specie di palla corta. È stato bravo comunque Thiem ad arrivarci, ma molto facile poi nella volée successiva. Vediamo come va a gestire questa situazione complicata di ritardo nel game di battuta Thiem. 15-30. Palla corta dopo il rovescio lungolinea e il servizio in kick, gran punto di team. Spero che ci facciano rivedere da dove è andato a colpire il rovescio, perché ok che la risposta di Nadal era corta, però era molto stretta in diagonale. Non ci rifanno rivedere questo rovescio splendido in lungolinea, l'ennesimo di team. Risposta sbagliata da parte di Nadal a metà del corridoio, 40-30. Sai, non tanto la risposta, ma nel momento in cui sbagli questa risposta, cioè 30 pari, 3-2, qua ti fa capire probabilmente anche tutte le difficoltà emotive di Nadal in questo periodo. Qua l'ha quasi lasciata questa palla, che però perché saltava tanto, eh? Sì, ma proprio perché secondo me, quando fai quegli errori ti rendi conto che c'è veramente qualcosa che non va, soprattutto per uno che è stato quello che è stato. Due game identici, uno con Nadal al servizio e uno con Thiem alla battuta, da 15-30 entrambi hanno recuperato vincendo 3 punti consecutivi. Doppio fallo, tra l'altro neanche di poco è uscita questa seconda. 0-15. Stavolta il dritto è molto profondo, preciso, angolato, carico, 15 pari.
era giocare il dritto al volo Nadal, due punti consecutivi molto ben giocati dallo spagnolo, 30-15. Dare uno sguardo al segno del servizio team, che era in effetti dubbio. Segnare il dritto del servizio. Pari, bellissima soprattutto la risposta in questo caso, una giocata lontanissima dal campo ma efficace. Probabilmente ha sbagliato il colpo più semplice, no? Perché si era difeso in modo egregio Thiem in questo punto. Ha giocato veramente bene entrambi. Era un punto molto importante. 3 pari, 30 pari. Warning per Nadal per violazione di tempo. Rientra nel dritto di Nadal, colpito la riga larga. Si va ai vantaggi in questo settimo gioco del secondo set. Sbaglia, un altro colpo Nadal. Brutto momento. Palla break. Paradossalmente è sembrato pagare di più lui fisicamente quello scambio lungo rispetto a Thiem. Sì, perché è andato più veloce negli ultimi due scambi. Ha cercato in tutti e due punti, negli ultimi due punti, in tutti e due punti ha cercato vincenti. Segno Nadal, come l'ha annullata questa palla break? Ancora parità. Con grande fatica però Thiem qua in questo rovescio ha accorciato un po' troppo, però Nadal è stato sempre molto vicino al campo, ha fatto correre l'avversario, sempre lo vediamo anche qua, sempre Nadal con i piedi sulla riga di fondo campo, Thiem è troppo lontano in questo scambio. Ha
Assegna Nadal e intuisce ancora una volta le intenzioni dell'avversario nei pressi della rete. Si porta avanti in questo turno di battuta, il quale hanno noto palla break, farà il 4-3. Ha già avuto una sul punteggio di 40-30, eccolo al magro. Sta guardando la partita. Non può prendere tutto. Dominic Thiem vince un game importantissimo e complicatissimo a Rafa Nadal dopo aver finale su Monaco. Monaco avversario che Nadal ha sconfitto anche quest'anno, però al suo esordio negli ottavi di finale. Ha rischiato molto in questo game, visto anche il momento e il risultato, però è stato bravo Nadal a tenere dopo anche un richiamo dall'arbitro che a mio avviso gli ha dato molto fastidio, però è stato bravo a reagire. Forse Thiem quella palla break non ha avuto così tanto coraggio come lo aveva avuto magari alla fine del primo set. Colpito in ritardo con questo rovescio Nadal, palla che infatti termina abbondantemente larga. Larga anche oltre il corridoio, 15-0. Sbaglia anche questo diritto anomalo. 30-0. Ace al centro da parte di Thiem. 40-0. Tre opportunità del 4 pari. Zero team. Certo, dopo un game come il settimo nel quale l'austriaco aveva avuto l'opportunità di break, Nadal si era salvato, si era portato a 4-3, ci si aspettava forse un gioco più combattuto adesso. Sì, e non è neanche il primo game che Thiem tiene a zero in questo set al servizio. Diciamo che, ripeto, Rafa sta rischiando tantissimo. Al servizio ora nel nono gioco. Chiude con il dritto sopra la rete Nadal, 15-0. Una delle pochissime risposte sbagliate da Thiem nel match, 30-0. Ci dovrebbe essere un'umidità pazzesca perché sì. Tutti e due i giocatori sono molto sudati. Sì, l'hanno sottolineato più volte in questi giorni in conferenza stampa e in interviste Nadal. Zero.
Nadal che può provare a chiudere il turno di battuta a zero per la seconda volta nel match. E non ci riesce perché c'è una grande risposta con il dritto a sventaglio di team. 40-15. Comunque vada, team nettamente promosso, in grande crescita. Sì. Pronto per giocare nei questi tornei sulla terra che sono in arrivo, anche perché presumo che lui non so se giocherà sicuramente anche Rio, non so se è scritto, ma penso di sì. E poi si avvicinerà sicuramente in Europa per continuare a giocare sulla terra. Da 40-15, 40-30, qui impressionante la reattività di team che sembrava in ritardo su questa palla, invece è riuscito a colpirla comunque davanti al corpo e a mettere segno un gran punto. Lo scatto verso destra e leggermente anche all'indietro per poter colpire questa palla. È lungo il passante di Nadal, da 40-0, 40 pari, aveva anche centrato il colpo precedente, non questo passante ma il colpo prima. Sì, se vai a guardare tre punti giocati in difesa, la differenza secondo me dal Nadal che conosciamo al Nadal di oggi è proprio questa, non ha più secondo me la fisicità per difendersi tanto. E perciò deve certe volte aumentare i giri, cercare di giocare più vincenti. Ovviamente quando tu rischi, come in questo caso è andata bene, però è un rischio importante, 40 pari, giocare un vincente all'incrocio delle righe. Dritto questo comunque fantastico, a sventaglio. Ecco perché anche i tanti errori non procurati del primo 7-22, secondo me è dovuto anche questo cambiamento di tipo di gioco dello spagnolo. Che vedi, mentre in precedenza lui era lui che cercava di allungare con gli avversari gli scambi, perché era poi dopo 4, 5, 6 scambi diciamo aveva il 90 al 100% dei punti vinti, ora è il contrario. Regalo. Uno dei pochi errori di team da fondo nell'intero match. Fuori il twinner da parte di team, sarebbe stato vincente. 5-4 Nadal, che tiene il servizio senza annullare palla break, ma era 40-0 e sarei complicato parecchio questo turno di battuta. Diamo un'occhiata alle statistiche finora del sentire come il pubblico di Buenos Aires cercando di sostenere Rafa Nadal. Oh!
il dritto vincente a sventaglio, 0-15. Questo è una ottima preparazione, no? Perché ha giocato un rovescio alto, molto profondo, si è avvicinato con i piedi e poi ha giocato questo dritto fantastico a sventaglio. Si ferma però in rete la risposta, 15 pari. Ci aveva visto lungo Tim sulle intenzioni di Nadal, ma sbaglia il colpo al volo. 15-30. È lunga la prima. Sbaglia la risposta Nadal di rovescio, seconda risposta sbagliata da sinistra in questo game, ennesima nel match, 30 pari. Questa non l'ho capita, soprattutto per il momento. No, esatto. C'era il campo aperto per giocare il rovescio. 30-40, set point Nadal. Eccolo Tony Nadal inquadrato. E sbaglia il dritto team, due regali dell'austriaco.